facciamo vedere a tutti l'arrivo del Napoli. Questo è un momento bellissimo qui dopo la vittoria a Torino, dopo la vittoria splendida contro la Juve. Manca un solo punto praticamente. Se il Napoli vincerà con la Salernitana può bastare anche il pareggio tra Inter e Lazio. Ricordiamo che da Club Napoli abbiamo lanciato l'idea assolutamente di giocare in contemporanea o comunque domenica alle 3 la sfida tra il Napoli e la Salernitana per non festeggiare, come si suol dire, sul divano. Però insomma vedremo cosa succederà, lo capiremo nelle prossime ore. Sarà una settimana calda, sarà una settimana bella, vediamo che ci sono i gruppi, come vi abbiamo già raccontato prima, ci sono i gruppi che si sono organizzati proprio all'ingresso, uscirà da qua il bus, ci saranno i calciatori, ci sono striscioni, c'è un bellissimo bandierone che dice sempre all'attacco, vedete, dove ci sono questo fumogeno rosso con la scritta sempre all'attacco. E poi abbiamo visto il bandierone di Ciro Esposito, eccolo qua, ve lo faccio vedere, e così come tutti gli altri vessilli delle curve, della curva A, dei Fedain. Lo striscione sta comparendo, è chiaro che noi da qua, qual è? Arena. Allora, stiamo tentando di leggere lo striscione, stiamo tentando anche di allargare l'inquadratura per farvelo vedere, ma non è facile, sono tante bandiere. Ah, è bella questa risposta ai rossoneri, non ti preoccupavo io, ci sta un Napoli campione. Bella, bella questo striscione lì, eccolo lì che lo stiamo vedendo, sempre all'attacco, recita anche quest'altro striscione illuminato, vedete, dal fumogeno. Vi stiamo facendo vedere proprio tutto live, come al solito, a Club Napoli, Teleclub Italia. Vi invito a spammare, ragazzi, spammate, il nostro Francesco Rabona, vedo, è tornato anche il grande Di Marino, grande Raffaele con tutto il suo gruppo. Noi stiamo seguendo live questa lunga diretta. Carmine Parisi, salutiamo tutti, buonanotte. Ormai l'aereo è atterrato, ne abbiamo la certezza. Adesso bisognerà capire se usciranno subito o diciamo servirà ancora qualche minuto. Dico ai tanti amici che sono live di spammare la nostra diretta. Vi faccio sentire i cori. Qualcuno dice che insomma hanno gli aerei prenotati, alberghi, ok, però la festa non sarebbe poi con la Salernitana ma sarebbe il giorno dopo. Comunque eventualmente la festa inizierebbe domenica pomeriggio, quindi diciamo che è tutto in divenire, si può spostare tutto tra virgolette, nella vita si può spostare tutto, però è chiaro che sarà difficile. Noi abbiamo lanciato la proposta, la proponiamo al Napoli, l'abbiamo detto più di una volta. Allora, fumogeni, bandieroni, tutto pronto, insomma, chiaro. E allora vedete, come vi dicevo, lo striscione, bandiere, la bandiera anche di Ciro Esposito, il ricordo di Ciro Esposito.
siamo live da Capodichino come al solito, sempre live Club Napoli, Teleclub Italia, vi ricordo canale 77 tutti i giorni dalle 15.30, amici cari. Siamo live sulla nostra pagina, lo saremo anche domani dalle 15.30 e seguiremo la grande attesa con Michele Plastino, quindi grande, grandissimi appuntamenti con Club Napoli, Teleclub Italia, canale 77, il canale di Kvaratskhelia. Fuochi d'artificio! Dicevo il tricolore! Allora, 2.25 rigorosa diretta, siete tantissimi già collegati, ci fa molto piacere, però invito tutto il gruppo a spammare la diretta, fatela girare. Sì, la bandierone di Ciro Esposito. E allora l'attesa sta per finire qui a Capodichino. Sono tanti gli amici collegati, vi ringraziamo, vi ripeto, spammate sulle pagine, seguiteci, mettete un mi piace alla nostra pagina di Club Napoli e seguite le nostre dirette tutti i pomeriggi dalle 15.30 anche sul canale live di Teleclub Italia, canale 77 in tutta la regione Campania, mentre siamo sempre in streaming live su Club Napoli, Teleclub Italia e sulla pagina anche di Teleclub Italia, quindi mi raccomando seguiteci sempre amici che state seguendo questa diretta da Capodichino, un grazie a tutti gli amici che ci seguono e che ci supportano, grazie sempre, tutto live. Orizzontale, sono in diretta. No, quando arrivano. Ah, quando arriva la squadra. Perché io sono in diretta. Allora, grazie a tutti gli amici che sono collegati, Club Napoli, Teleclub Italia, come di consueto. E allora, la squadra è atterrata, lo sappiamo per certo, però è chiaro che adesso ci saranno, diciamo, tutte le situazioni di sbarco dall'aereo, poi ci sarà un bus che li prenderà. Vi ripetiamo che diciamo l'arrivo è previsto per le 2:30 e più o meno ci siamo. L'arrivo, l'aereo già è atterrato, attenzione. Adesso l'uscita del bus era prevista per le 2:30, 2:35, quindi veramente ci sta da spiegare.
Grazie, salutiamo Carlo Tarallo, saluto l'amico Carlo che sta seguendo, grazie anche per i complimenti, grande lavoro, grande clima, diciamo che ci sono almeno 3.000, forse anche 4.000 persone, eccolo là, lo striscione adesso forse è più facile vederlo, eccolo qua, non ti preoccupare, guaiù, ci sta un Napoli, campiù, questo è lo striscione che hanno messo i tifosi proprio di fronte all'entrata del terminal merci dove uscirà il gruppo, il bus. E allora salutiamo tutti gli amici che siamo collegati, grazie a tutti gli amici, io ripeto, spammate, mettete sulle pagine, mettete un bel mi piace a Club Napoli, Club Napoli Teleclub Italia, e seguiteci sempre. E allora, grande attesa, grande attenzione, spunta un Juve merda là sopra, eccolo là, lo vediamo, fantastico, e poi eccolo qua, tutto live in diretta, fantastico. E adesso andiamo a vedere quello che... non ancora, ripeto, lo striscione che vi avevo detto. Bandieroni, vediamo anche quello dei Fedain. Questo bandierone è bellissimo perché ha praticamente il retro delle carte da gioco napoletane, le famose carte da gioco partenopee. Siamo in attesa, manca veramente poco. Amici di Club Napoli, ripeto, stiamo aspettando l'uscita del bus. Fra poco lo capiremo, ma insomma sono le 2.32, 2.33, quindi ormai siamo praticamente live da oltre 4 ore con la diretta di Club Napoli che è finita intorno a mezzanotte e mezza, poi ci siamo spostati qui a Capodichino, sulla pagina nostra trovate dei video anche su Club Napoli All News di TikTok, trovate altri video, ecco qua, intanto vediamo ancora lo striscione che si vede bene. Allora, ancora grande attesa, lo ripetiamo, vi invitiamo ad aiutarci a spammare la diretta, fatela girare sui gruppi, sulle vostre pagine, in modo da poter far vedere a tutti i tifosi che sono a casa, casomai che non possono essere qui con noi a Capodichino, dove c'è un clima veramente bellissimo. Ecco ragazzi, ci siamo quasi, stiamo capendo. Ma sta roba sta andando a Torino, come si festeggia? Bravo, infatti, speriamo che ci stiano vedendo da tutte le parti. E questo è solo l'antipasto, eh. È solo l'antipasto. Grande gioia oggi aver battuto la Juventus e quindi essere veramente a un passo dalla matematica che potrebbe arrivare domenica se Napoli batte sabato la Salernitana e poi ci possa essere un pareggio anche tra Inter e Lazio. Vigori! Ma non c'è un po' di mattina, la tabella da...
sono per la tua. Ognuno deve sognare. No, non gli fa male. Ci va a fare molto diretto. Sono arrivati, adesso aspettiamo che escano, lo ribadisco, l'aereo è atterrato già da un 15 minuti ormai e praticamente siamo in attesa qui all'esterno del terminal merci dove passerà il bus, pensiamo velocemente per poi scappare verso Castelvolturno. Quindi diciamo che dovrebbe essere a breve dovrebbe passare di qua e poi bisognerà andare verso la tangenziale perché, come dicevamo, l'asse mediano è chiuso e quindi praticamente sarà verso la zona di l'ingresso della tangenziale e poi andranno quasi sicuramente a Castelvolturno. Vedete ancora lo striscione sempre all'attacco lì dietro questo super bandierone illuminato dai fumogeni rossi, vi abbiamo detto dello striscione tutto preoccupato. Guaiò, c'è sta un Napoli campione. Non vi riesco a salutare tutti, ma vi ringrazio. Ragazzi, ci siamo quasi. Forse un falso allarme. Ma il panico si accenderà. Però loro che stanno là dentro e infatti loro ci faranno sapere le vedette. Sono già live su Club Napoli Teleclub Italia. Vediamo se Osimhen è in diretta anche lui. Siamo sui telefonini di alcuni amici, non prende, però è dura. Vediamo ragazzi, vediamo. Eccolo, è Osimhen. Ecco, sta in diretta Osimhen, ma ancora nel sono entrati, sì. Dove è il pullman? O è l'aereo questo? No, è l'aereo. Secondo me. Speriamo che sia là. A me non parlo. Victor! Ma con chi sta in diretta? Penso con la moglie. Sta con qualcuno in diretta, ragazzi. Eccolo qua, le immagini da un telefonino, grazie a questo amico che ci sta facendo vedere. Vediamo capire se sta in un bus o ne è ancora in aereo. Forse in bus però. Sta per uscire forse. Grande emozione da parte di Victor, incredibile. Grande emozione veramente di Victor. Bene. È un autobus? Sì, penso di sì. Pensi. Vabbè, andiamo sui cori. Così la fai. E quando ti rispondi? Io non parlo un po' in italiano. Sono
non è come noi, ma quello di allora no, le dirette non sono vecchie, abbiamo visto, sono in diretta in questo momento, come siamo noi in diretta, arrivano un po' di applausi, attenzione perché ci siamo quasi, guardate quanto è, sì, può essere, allora sono in diretta anche loro, stanno uscendo, quella di Simena è in diretta assolutamente, ci siamo quasi. Aspettiamo notizie dalle vedette, no, ancora no. Ci dicono che ancora no. È tutto bloccato. Ma non li vedo troppo. No, ancora no, però dai, ci siamo quasi. Oh, stanno morendo! Oh! Non fa niente! Andiamo là sotto, vai! Oh, stanno morendo! Oh! Stanno morendo! Hanno detto di sì, ci siamo ragazzi! Lasciateli, ma non servono perfettamente a niente. Chiudiamo sti fumogeni, tanto allora c'è, cioè, chiaro, tanti fumogeni per raccogliere il bus, però così non si vede nulla, ancora accesi troppi fumogeni. Basta con i fumogeni, basta. Eccoli. Calma, che non esce più. Ma io comunque. Ci
è passato un po'. No, ma è terribile, non capito così. Allora, ancora un po' di attesa, un po' di attesa, abbiamo... Il padrone, o il Juventino, che già vi sei di tutta quanta la famiglia Gelli, o il Juventa, Juventa, o il Juventa, Juventa, o il Juventa, Juventa, o il Juventa, Juventa, o il Juventino, una relazione, andare a fabbrica servizio del padrone, o il Juventino, che già vi sei di tutta quanta. Oh, you're a man.
Oh, aiuto! No, aiuto! Bene, allora sono gli ultimi minuti di questa bella diretta, siamo stati travolti anche noi, però grande felicità, grande gioia. Allora stanno ancora tantissimi tifosi, adesso sono le forze dell'ordine che stanno provando a farli ripartire. Ricordiamo che stanno andando verso la zona della Doganella, quindi la zona della tangenziale, adesso bisogna ancora tanto tempo per passare, è chiaro che però adesso piano piano molti stanno andando via, sono anche le 3 praticamente, in un orario pazzesco, però ci siamo, Club Napoli, Teleclub Italia, ci siamo sempre come al solito, tutto live, e ancora vedete le forze dell'ordine che stanno cercando adesso di far defluire, no? Un po' i tifosi, non sarà facile, guardate quanta gente ancora c'è, tantissimi tifosi, lacrimogeni, adesso non è facile, ripeto, le civette della polizia stanno cercando di far uscire la squadra, dovrebbero esserci anche i dirigenti, poi è chiaro che praticamente il bus non riesce a passare. Intanto non è facile, ripeto, noi stiamo seguendo tutto ancora live. Adesso stanno defluendo un po', ripeto, anche le macchine, ma sarà difficilissimo perché insomma la macchina delle polizie non riesce a far defluire. Guardate quanta gente che c'è davanti al bus adesso. Stanno chiedendo a Osimhen di uscire, ma sarà impossibile. Troppo
troppi fumogeni ancora, ci impediscono una buona visuale, però insomma. Sarà facile, non sarà facile uscire ancora, la squadra vedete è bloccata. Tutto live, amici di Club Napoli, Teleclub Italia, da Capodichino, tutto live. Il bus non riesce a muoversi neanche di un millimetro, inseguito dai motorini ma soprattutto affiancato dai tanti tifosi che ancora sono qui vicino nella zona calda, caldissima. E allora Osimhen è uscito Osimhen. Adesso andiamo avanti. Pazzesco, pazzesco. Eccolo là, eccolo là. È uscito. È impazzito Osimhen. Osimhen è fuori. Eccolo Victor. È rientrato adesso. No. Rimane fuori con una maglietta, con una t-shirt. Non capiamo però perché continuare a sparare botti quando c'è Osimhen lì fuori. Guardatelo, ormai è il capopopolo. Anche il capitano. Ma chi è l'altro? Chi è? Ma va, chi è l'altro? Chi è quella? È Clara. Allora Osimhen e Kvara. Non usciranno mai da quello spazio. Si è aggiunto qualcun altro. Allora il bus sta prendendo spazio,
sono rientrati, anzi no, perché c'è ancora Kvara e c'è ancora Osimhen, non è facile, purtroppo i fumogeni ci impediscono di vedere bene, però sono ancora là sopra, vedete la maglietta bianca di Victor Osimhen. Spettacolare questo momento dove sia Victor che Clara Scelia sono usciti dal bus, da quello che è il portellone superiore, e sono ancora là, ci sono veramente centinaia di persone. Dovrebbe essere uscito anche Anguissa, qualcuno dice, vedete che adesso i fumogeni purtroppo non ci aiutano a vedere quello che sta succedendo. Sempre live su Club Napoli, Teleclub Italia. Tanto chiaro che adesso sarà difficilissimo riuscendere. Questo è un antipasto, antipasto bellissimo di una nottata fantastica dopo la vittoria con la Juve. Adesso molti stanno provando a riprendere le loro motociclette, macchine, motorini. Non sarà facile, ripeto, però vi abbiamo raccontato tutto, anche perché la bus non riesce a camminare molto, bus non riesce a camminare, ha fatto neanche 100 metri, è ancora lì. Adesso i motorini seguiranno il bus, che sta a fatica sta tentando di prendere lo spazio per arrivare in tangenziale. Siamo sicuri che vanno a prendere la tangenziale, ma devono percorrere ancora almeno un chilometro per prendere l'imbocco dell'autostrada. Guardate quanta gente ancora c'è. Bus ancora abbastanza frenato dai tifosi, che molti li stanno seguendo, molti. Crediamo che ancora Osimhen sia sopra, perché si sta poi per organizzare, poi sicuramente adesso fra poco il bus prenderà la strada e dovrà sedersi. Vi facciamo vedere anche quello striscione molto bello che hanno scritto: non ti preoccupare, guaiù, ci sta un Napoli campione. E questa è la bella. Intanto guardate, la strada è praticamente piena di fumogeni, bottiglie, non è facile. Sarà ancora lunga la nottata anche per noi che stiamo seguendo live, tantissimi di voi che vi ringraziamo, siete stati con noi in questa lunghissima diretta, vi ringraziamo, vi invitiamo a domani a seguirci alle 15.30, Club Napoli, Teleclub Italia, canale 77, quindi siamo là e seguiremo tutto live, tutta questa settimana, sarà una settimana lunghissima quella che racconteremo, amici di Club Napoli. La grande attesa anche con Michele Plastino, quindi veramente vi invitiamo a seguirci sempre su Teleclub Italia. Ancora non va avanti il bus, vedete, non riesce a camminare, siamo più o meno vicino a quello che è l'Hotel Millennium, quindi a diversi metri ancora dall'imbocco della tangenziale, quindi per ora è veramente difficilissimo pensare che nel giro di pochi minuti si possa andare via. È stata una nottata, perché ormai sono già le 3:10, quindi tutto live, come vi dicevamo, siete ancora in tanti sulla nostra diretta e vi ringraziamo, però è chiaro che sarà difficile ancora. Guardate quante bottiglie, macchine che adesso devono uscire da questo che è il traffico. Non sarà facile fino a che il bus non arriverà alla tangenziale. Quindi se non prende la tangenziale, penso che qui
capo di chino difficilmente si libererà, non sarà neanche facile, ripeto, lasciare la zona. Molti hanno parcheggiato le macchine sui marciapiedi, motorini anche in zona. Tanto i calciatori ormai sembrano quasi tutti sul bus, praticamente sono scesi quasi tutti, praticamente è festa grande. Noi proviamo piano piano ad avvicinarci. Speriamo bene. Stiamo provando a avvicinare, ma ripeto, non sarà facile, anche perché sono tanti tifosi che sono al seguito del bus, qualcuno praticamente adesso sta già inseguendo con i motorini il bus, la macchina, continua la festa, i calciatori sono ancora su, almeno non li vediamo tantissimo, però sicuramente da qua l'immagine non è proprio felice, però ci stiamo avvicinando, ma i calciatori sono ancora sopra, ormai. Sono veramente, proviamo a zoomare un po', guardate là, eccoli là, siamo in diretta, amici di Club Napoli, di Teleclub Italia, guardate lì, le bandiere ancora ci ostacolano, ma guardate, ce ne sono almeno 3-4 di calciatori. Bravo, esatto. Allora Osimhen è ancora su, sicuramente lo vediamo con la maglietta bianca, ma c'è anche Kvara e c'è ancora qualcun altro, non riusciamo a capire da qui. Proviamo ad avvicinarci ancora un po'. Oh, ma Osimhen è impazzito, ragazzi. Credo ci sia chissà. Praticamente stasera è quasi la festa scudetto questa. Questa vittoria con la Juve vale come uno scudetto, ma ormai la matematica è vicina. Festa continua, ragazzi, possiamo dirlo con forza, la festa è qui. Allora ci siamo spostati di un po', ma vi ripeto, il bus non riesce a prendere la zona della tangenziale, non è arrivato ancora all'hotel Millennium, che poi diciamo è quello che è un po' il punto dove pare che la polizia aveva fermato le auto per far defluire poi il bus. Se non si supera questa zona sarà difficile, e ripartono i fuochi d'artificio. Vediamo sicuramente Kvara, abbiamo visto Osimhen, forse c'è anche sta. Eccoli. Eccoli calciatori, eccoli. E
ecco i calciatori. Fuochi d'artificio, i calciatori sono praticamente ormai sul tetto del bus, tra poco dovranno rientrare perché insomma è chiaro che le civette della polizia faranno rientrare. Scusateci se l'inquadratura non è delle migliori, ma non è facile. Il bus adesso è più lontano, finalmente è più lontano, però i calciatori sono là. Vedete, penso che appena supereranno l'hotel Millennium, che è fuori Capodichino, poi entreranno verso la tangenziale. Le forze dell'ordine stanno facendo di tutto, però intanto i calciatori ce ne sono almeno, ne contiamo 5, forse 6, che sono ancora lì. E siete tantissimi anche collegati con noi e vi ringraziamo. Appuntamento domani, ci proveremo alle 15.30 live come sempre. Sarà una festa bellissima, soprattutto dopo la grande vittoria con la Juve. Ancora sul tetto dell'autobus i calciatori del Napoli. Andiamo un po' più avanti, dai. Proviamo a camminare anche noi, ormai ancora tutto bloccato, guardate le bandiere, guardate i tifosi che sono praticamente in quella zona che precede il bus, i calciatori sono ancora su. Anche se andranno anche là, Le auto seguono, guardate, ormai auto, motorini seguono quelli che sono il bus, che è ancora praticamente molto molto lontano dalla zona della tangenziale. Eccoci qua, ci mettiamo qui, proviamo a farvi vedere ancora qua. Vedo Anguissà, vedo Osimhen, Kvaratskhelia. Impazziti, i fumogeni non ci aiutano, però state seguendo in diretta ancora, non si ferma il flusso di tifosi che sta non solo inseguendo il bus ma anche affiancando e superando il bus. Tutto live, tutto in diretta, Club Napoli, Teleclub Italia, mettete un bel mi piace alla nostra pagina ragazzi, poi seguite le nostre dirette, faremo la grande attesa con Michele Plastino, con me, con tutto il gruppo della nostra squadra di Club Napoli, di Teleclub Italia. Non si fermano, ancora fumogeni, ancora voglia di festeggiare. Guardate lì, che cosa bella. Siamo live praticamente ormai da quasi un'ora, sta andando avanti la nostra diretta, erano le 2:30, sono le 3:15, anzi quasi 3:20, in rigorosa diretta, e vi abbiamo raccontato questa splendida serata. Salutiamo tutti quelli che ci stanno scrivendo, che ci stanno messaggiando, vi invito a continuare a seguirci, ma soprattutto a spammare la nostra diretta, a mettere un mi piace durante la nostra diretta, quelle che ci saranno. Grazie a tutti voi, grazie sempre a voi che ci seguite con affetto. Club Napoli, Teleclub Italia. Napoli che ha vinto a Torino, una vittoria bellissima che vale tanto. Allora il bus non riesce ad andare via, noi ci avviciniamo lentamente, non sarà facile lasciare Capodichino per tanti napoletani. Domani è lunedì, ma sicuramente questo lunedì sarà un lunedì
di gioia, ancora bomboni. Qualcuno lasciare Capodichino sarà veramente dura, lo dico per me. Però la gioia è tanta, la stanchezza comincia a sentirsi. Però noi siamo qua, anche perché dovremo fare la super diretta. Le macchine della polizia, vedete, avevano fermato qui, proprio nella zona, come vi dicevo, dell'Hotel Millennium. Però il bus non riesce ancora a imboccare la tangenziale, credo che sarà così per almeno un altro chilometro. Le sirene spiegate della polizia stanno cercando di far defluire la gente che non vuole andare a dormire, non vuole andare via, si vuole godere questo momento. Bah, si vuole godere questo momento, e quindi la gioia dei tifosi del Napoli, la gioia di tanti ragazzi che non avevano mai visto lo scudetto e che lo stavano aspettando come noi da 33 anni. La squadra è ancora là, la squadra è ancora là. Proviamo ad allungare, ecco qua, vedete il bus è ancora là, il bus è ancora fermo lì. Proviamo a darvi le ultimissime immagini. Le macchine adesso stanno girando, le forze dell'ordine stanno provando a far andare via, i ragazzi sono rientrati, anche perché penso che veramente a breve prenderanno la tangenziale, manca pochissimo alla svolta della tangenziale e i ragazzi sono entrati, anche le bandiere di fianco stanno un po' lasciando andare i ragazzi che dovranno tornare a Castel Volturno e poi alle loro case, quindi per loro si farà l'alba praticamente. Per fortuna si gioca sabato, noi abbiamo proposto di giocare domenica, non so se la Lega Calcio mai lo farà questa cosa, però insomma ce lo auguriamo. Il bus ancora non ha preso ancora la tangenziale, lo vedete lì davanti con le quattro frecce. Ci sono ancora i bandieroni, ci sono ancora i motorini che li seguono, ci sono ancora i tifosi. E come vedete ancora proprio l'ultimo momento dei saluti questo, perché poi vanno in tangenziale fra pochissimo. Ma il bus ha superato quello che è il punto più difficile forse, che era proprio con i tifosi che ancora fermavano il defluire delle auto e il defluire soprattutto delle civette della polizia, che stanno bloccando adesso quella che è la zona qui del quadrivio di Capodichino. E il bus è ancora là, lo vedete inquadrato da me in questo momento, ma manca poco perché finalmente poi prenda la tangenziale, quindi diciamo, crediamo che veramente manchi poco. Va bene, forza Napoli ragazzi. Allora, possiamo chiudere, dai, ci siamo, hanno quasi girato, noi ci vediamo domani, spero, intorno alle 3:30, saremo un po' stanchi, ma sarà stata un'altra giornata di festa, i tifosi si stanno un po', stanno arretrando, ma guardate ancora i fumogeni lì in lontananza, quindi veramente anche per noi non sarà facile tornare, anche perché si è creato un bel traffico, vedete, ancora in questa zona. Quindi adesso molti tifosi stanno ancora, vedete, gli ultimi fumogeni azzurri lì in lontananza, ve li faccio vedere. Il bus ancora non riesce a girare, proprio adesso si sta avviando verso la tangenziale, proprio adesso sta girando verso la tangenziale. Dai, è andato. E allora, grazie a tutti, amici di Club Napoli, Teleclub Italia, canale 77, ci vediamo domani 15:30, mi raccomando, seguite le nostre dirette, faremo la grande attesa. Ci saremo con Michele Plastino, grazie agli amici che ci seguono addirittura dalle Americhe, dal New Jersey, grazie, forza Napoli, buonanotte. E proveremo a dormire, anche se non sarà facile, va bene. Forza Napoli, da Francesco Molaro è tutto, grazie per averci seguito.